il taglio del nastro e la benedizione di Don Michele. Quali le tue emozioni? Beh, è stata una sensazione molto forte. Sentire le parole di Don Michele che dava la sua benedizione, che poi era la benedizione di qualcuno che è ancora più su, al mio progetto è stata una sensazione che mi ha dato i brividi, perché è un progetto che dentro di me era presente da tanto tempo, però si è realizzato e materializzato in 15 giorni. Io ieri guardavo il centro e non ci credevo a quello che eravamo riusciti a fare. Devo ringraziare mia sorella, il mio socio, perché veramente abbiamo lavorato manualmente proprio a questo progetto. Adesso speriamo che davvero la cosa porti quello che poi vuole portare, cioè un aiuto a quella parte di società che effettivamente ha bisogno. E abbiamo dedicato il centro ad Andrea Morrone, un ragazzo che ci ha lasciati nel 2004, una storia che mi ha immediatamente toccato, perché parliamo di un ragazzo giovane, parliamo di una patologia neoplastica e quindi chi più di me può capire cosa significa tutto ciò. Ed era un ragazzo straordinario, perché addirittura i genitori hanno scoperto quanto lui facesse nel sociale solo dopo la sua scomparsa, perché teneva tutto per sé con discrezione. Io invito veramente tutti, quelli che mi sono stati vicini, quelli che mi conoscono, a vedere questa realtà che abbiamo creato. Innanzitutto si renderanno immediatamente conto di quanta attenzione c'è per la formazione, ma dalle cose più semplici, da quelle che sono le strutture, fino ad arrivare poi alle professioni che si affiancheranno al doposcuola. E davvero spero che questo progetto vada avanti. In parallelo stiamo lavorando ad altri progetti orientati, diciamo, proprio al campo sanitario, che poi è il campo di mia pertinenza, dove vorremmo creare degli ambulatori specifici per orientare alle malattie rare, e con la collaborazione quasi sicuramente, questo lo posso dire, dell'Istituto di Ricerca di Candiolo, che ci fornirà tutti i dati statistici e ci metterà a disposizione il loro call center. E quindi questo sarà un altro grande progetto, e anche lì speriamo di riuscire ad arrivare presto a meta, anche perché io poi ho fretta nel raggiungere i miei scopi.